Tempo di esordire ufficialmente anche in eccellenza con la Coppa Italia che per il Pavia inizia sul campo del Codogno, neopromossa dalla promozione e ricca di alcuni ex pavesi tra cui Brailic e Mister Tassi. I primi scudi del match sono proprio per i padroni di casa, ma né il tiro dalla distanza di Sarzi né quello di Cecchetti impensieriscono il portiere pavese Cincilla. Al terzo tentativo però l'ex di giornata Brailic ferisce in maniera clamorosa. Palla ricevuta sulla linea di metà campo, si libera subito dalla marcatura di Poesio e si invola verso la porta. Dalla distanza parte un sinistro sporcato da Mereu che beffa Cincilla e porta in vantaggio il Codogno alla mezz'ora del primo tempo. Primo gol stagionale per il numero 10 che punirà i suoi vecchi compagni anche più avanti. Passano appena 30 secondi e il risultato cambia nuovamente. Concino trova la sponda per Fognini che di testa serve l'assist per la girata di Dugur che pareggia immediatamente i conti. Primo gol ufficiale della stagione anche per il Pavia, che fa 1-1 grazie ad un bel gol dello svizzero classe 95. Senza sprecare troppe occasioni e tempo, i padroni di casa riportano il punteggio a loro favore. Lazzaro regala palla a Dragoni, che dopo una breve sgaloppata trova l'appoggio per Brailic. L'ex cannonese è letale anche in questa occasione e non perdona Cincilla, trafitto dal tiro a giro della classe 98 che sigla così la sua doppietta personale. La seconda frazione si apre con un tiro di perna da fuori area che però viene deviato e parato senza alcun problema da Maccherini. Molto più pericolosa invece la punizione di Dugur, che l'estremo difensore di casa riesce a respingere, concedendo però il corner alla formazione di Bellinzaghi. Il numero 1 Lodigiano si ripeterà anche sugli sviluppi del corner, trovando una bella parata sul tiro sporcato di Bertelli. Poco più avanti il Codogno va vicinissimo al tris con Donadini che con un tocco morbido trova Brailic, che si mangia da un'ottima posizione completamente smarcato alla tripletta personale. Il Pavia però rimane compatto e va all'assalto della porta di casa. Maccherini ha dei riflessi strepitosi sull'incornata da pochi passi di Dugur. Il 58 tenta un secondo tiro ma viene murato e la sfera finisce sui piedi di Bertelli, che calcia ma trova l'ennesima risposta di un super Tommaso Maccherini. Gli sforzi pavesi vengono finalmente ripagati a pochi minuti dal 90esimo. Lazzaro trova perfettamente la testa di Fognini, che batte il portiere di casa e riporta la parità. Prima rete stagionale anche per il classe 2000, che di fatto salva i suoi da una sconfitta che sarebbe risultata probabilmente fatale per il cammino in coppa. L'ultimo sussulto del match sarà un tiro dalla distanza ancora di Fognini, con la palla che non termina di tanto sopra la traversa. Ma dopo 7 minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine della partita e manda le due squadre negli spogliatoi. Il destino del Pavia in Coppa dipenderà dalla gara di domenica al Fortunati contro lo Scanzo Rosciate e poi dall'incrocio tra i Lodigiani e proprio i Bergamaschi. Gli azzurri intanto terminano la gara di Codogno con un incoraggiante 2-2.